Benvenuti in nuovo vlog. Oggi piove, quindi per tirarmi su ho deciso di vloggare la giornata e devo fare skincare, prepararmi perché tra poco si esce, quindi iniziamo. Momento outfit, non so bene come vestirmi, sì, c'è un bordello, devo fare del cutter, ma non ho ancora avuto tempo perché molte cose non le metto più. Allora, in realtà, allora, o questi pantaloni qui, o dei classici jeans, direi che li provo un attimo, vediamo se questi non sono né troppo lunghi né troppo scomodi, visto che devo andare in giro per un bel po'. Se mi stanno bene, magari mettiamolo l'abbino con qualcosa. Mi sa che preferisco i jeans classici, anche se non sono malvagia, però si direi che per la giornata questi vanno più che bene. Che maglia ci mettiamo? Vado di classico, bianco. Vedere così non potrei, messo questa magliettina nera che non si vede ma è tutta con righine. Ok, make up zero, faccio solo le sopracciglia e pettino la chioma. Poi ieri era bellissimo, c'era una bella giornata. Da oggi piogge per una settimana. Addirittura. Poi piego le ciglia. Però pensi di finire? Cosa? Evento. 11:30. Ok, già meglio, le ciglia svegliano subito lo sguardo. Profumo. Penso che oggi voglio andare con lui di Mugler, che mi piace assai. Ho messo anche gli anellini. E basta, cioè l'importante è quando giro struccata che ho i capelli in ordine e un outfit carino, perché se non c'è il make up devo compensare con il resto. Scarpe, ovviamente gli anfibi. Bracky impazzisce quando dobbiamo uscire senza di lui, poverino. E vabbè, ci sono la nuova pulita. Comunque questo è l'outfit super easy. Per piacere, calmo Bracky. E direi di andare, che sennò arrivo in ritardo. Raga, oggi è proprio una bruttissima giornata, perché c'è quella pioggerellina che non è che ci piove tanto. Quindi non so se tenere l'ombrello aperto, chiuso, aperto, chiuso. E sono quasi arrivata. Carini, fiorellini, sono in tenda con il mio ombrello. Devo andare di qua? Sì. E niente, vediamo com'è questo dress. Vediamo la mappa, no? Sì, sta carina. I'm in the
quella Debs subito alle prese, sì, con le stare. Li vedo già fenti. Parlano tutti bene di questo, io lo devo ancora provare. E tu hai già provato di ciampi secchi, cose, no, secchi, saponetta. Allora no, ce l'ho, mi sembra una cosa carina. Il problema è che io ho paura che ti faccia un disastro queste cose. Dato che usiamo la stessa docciera, che abbiamo un bagno solo, che ci sia tutte le saponette in tutto. Io no, ti dico solo che hai presente le creme corpo, quelle di Bath & Body Works, c'è la linea Home, quella tutta marmorizzata, sì, che infatti bello, è un sacco bene, sì. E l'ho vista nella doccia mezza finita. Un giorno mi faccio: amore, ma non è che stai usando questa come bagno schiuma? Lui utilizza la crema corpo come bagno schiuma, perché non sa la differenza. No, la crema non si rendeva conto della consistenza. Cioè, io ho 10 anni con questo uomo. Fate no, voi. Ti giuro, io muoio, muoio, no, direttamente. Il saponetto si lava chissà cosa. Esatto. Però vabbè, che ridere. E infine là abbiamo Rituals Kills. Ma è venuto da sé, eh, però? Sì. Quando? Non lo so, però l'avevo visto sul sito. Sono molta. E poi? Ho provato questo brand. Sai che no? Ah, questo sì, però per le imperfezioni. Questo sì, l'ho provato. Io quello per le sopracciglia. Ah no, non è quello per le imperfezioni. Questo sì, ah, però okay. C'è uno uguale. Infatti sono confusa, ho detto ma c'è stato anni. E ti muoio, ma io lo uso per tutt'altro, non per le sopracciglia. Anche quelli li ho visti nuovi. Oh, io amo quelli The Puffing. Chissà come sono questi. Quindi ti prendi, questo, questa, no, questa insieme. Poi lo mischi tutto quanto con quello e te lo metti su tutti i capelli, lo lasci per mezz'ora in posa e ti trasforma completamente i capelli. È presente quei trattamenti che ti fanno un po' al parrucchiere, un po' che fai da te, te lo fai a casa una volta al mese. Ma poi è anche bello il tuffanetto così. Sì, ovviamente poi dopo ti puoi levare questo e rimane un beauty case ovviamente. Questo è l'effetto del dopo. Wow raga, cioè sembro liftata, mi ha tirato tantissimo la pelle su. Lui ha creato questo complesso che è il TFC8, è il suo brevetto proprio. Okay. Ha dentro un insieme di aminoacidi, di vitamine e di minerali che fa proprio questo lavoro pazzesco sul capello. Lui è proprio un medico. Ok, da provare anche quello. Lista delle cose da provare. Io tipo, oddio, la mia faccia dopo il massaggio sembra un pomodoro. Voglio provare troppo questo profumo di Kajali Eden. Super ciliegioso e fragola. Fragola? Questa è da te. È da me? È proprio da te. Sì, però.
pazzo vivente. Ok, vediamo l'altro. C'è pure il logo di Netflix sotto. Marta, io impazzisco per queste stupidaggini. Una vera palla. Questo è tuo, Rosatino. Da quello che ho capito, la collaborazione di Pat McGrath con Bridgerton nasce dal fatto che Pat McGrath è molto amica di Shonda Rhimes. Davvero? Packaging in plastica, però in realtà questo è comodissimo anche per i truccatori, che perché bello. È l'erogatore così. In realtà io stamattina me lo son messa, cioè te lo puoi mettere, cioè non devi star lì. Certo. Allora, ditemi voi dove posso svolciare. Sono per gli svolti. Aspetta che... No, no, guarda, dammi pure. Che paura che cade tutto. Sì, è leggero, però comunque un po' di pigmento c'è. Un pochino di pigmento c'è, però c'è, niente di... Però è bello proprio perché va a darti quel leggero perfezionamento, però è proprio, cioè, quando non vuoi uscire con la full face. Infatti, questo per l'estate. Questo sì, esatto. Blush mascara, ciao. Esatto. Deborah di Benefit, troppo. Siamo arrivati finalmente. No? Così, Ale. Sì? La caramella io me la volentieri. Così facciamo viaggi di diverso genere. Okay. E prego. Top secret, non posso più mostrarvi nulla. Partendo dalla base, Benefit nell'ultimo tempo ha ampliato la gamma dei pore primer che già conoscete. Un po' più di recente è uscita una seconda versione idratante. I vostri elementi principali. Allora ancora più bello. Esatto. Allora il 20 settembre 95, quindi siamo praticamente sì. Ah, ok. Anche tu ascendente sagittario. Guarda che poi mio fidanzato è sagittario, quindi mi fa morire qualcosa. Sei una persona che ama esplorare, ama conoscere, ama viaggiare, sì. E ami aprirti a nuove possibilità. Vero. Anche tu hai parte in scorpione. Ecco, ci siamo uguali. Quindi anche per te, diciamo, ogni torto è mettere una croce su una testa. Questa cosa meglio, cioè che quando litighiamo un basta sì, lui, sì, abbiamo sì, litigato sì. Fine, stufate. Non ce n'è più nessuno. Però tu, a differenza sua, che lei aveva la luna in cancro, quindi una luna molto sensibile, emotiva, tu hai la luna in leone, che è una luna molto forte. Vuol dire proprio che ti vivi l'emotività di petto, sei una persona molto passionale e orgogliosa. Molto? Orgogliosa. Ma è troppo vero! No, vabbè, descrizione perfetta, assurdo come possono dire queste cose. Super orgogliosa. Sì, e diciamo che un po' il messaggio degli astri è occhio all'impulsività, ad essere tanto orgogliosa, perché poi quando le cose si fanno è difficile tornare indietro. Ok. Un'altra cosa molto interessante è che hai Venere e Mercurio in bilancia. La coppia di questi due segni nel segno della bilancia indica proprio una bella armonia. Okay. A livello relazionale, a livello di comunicazione, quindi sei una persona che ama stare con gli altri, ama comunicare anche con gli altri, quindi l'amicizia è fondamentale. Okay. Nonostante questo, avere anche dei momenti di solitudine per te è importante. Volevo dirti una cosa, come per lei il 2023 sarà un anno speciale, però devi fare attenzione al periodo di fine maggio. Okay. Dal 23 mi sembra qui c'è Mercurio retrogrado. Okay. E tu lo sentirai un po', però tu non lo sai, quindi parli. Esatto. Cosa porta Mercurio retrogrado? Dimenticanze, piccoli intoppi, tipo ti cade il cellulare e si rompe lo schermo. La cosa è non disperarsi. Okay. Ma affrontarla come l'affronterebbe un ascendente sagittario, quindi con la risata, ridendo, con leggerezza. Okay. Questo è il segreto. Perfetto, no vabbè. An homage to our best-selling palette called Tarlet in Blue. But this has 42 shades. It's the press finito, stiamo andando a pappare, andiamo da testaccio. E alla fine siamo noi tre, perché Lori purtroppo aveva il dentista, quindi niente. Ele è a Roma. Salve. Ah, guarda, spero nessuno entro il 6. No, solo Lori manca. Lori. Sì, grazie. Sì, grazie. Ma poi la cosa assurda che io mando tampone negativo e Leonora positivo. Sì, infatti, cioè, ognuno di noi è, mamma mia. Fatemi capire. No, vi giuro, terribile.
poi sempre quando devi fare qualcosa, certo, perché sennò figuriamoci. Io adesso potrei leccare i pavi che iniziamo, non prendo più niente. Infatti gli dicevo a Giulia, io oggi sto proprio tranquilla perché so che non me lo posso riprendere, perché ho avuto la conferma con Eleonora e so che non lo attacco. No, sì, amore, cioè, il fidanzato di Alessandro è venuto in casa anche lui. Io l'ho preso perché non l'avevo mai preso. Lui non l'ha preso perché l'ha fatto la settimana prima di Alessandro. Sì. Okay. Amo, io con Eleonora. Eleonora fino a due ore prima stava a casa. Adesso mia. Perdona, abbiamo tre dosi. Covid, praticamente siamo immortali. Immortali. Scusate. Finalmente. Vi giuro, ho la faccia ogni volta che... Io frangerò invece la regola. Io la metto sempre in tasca. Io qua il braccio. Eccoci. Ognuno dove vuole. Ah, c'è già l'acqua. Guarda qua, cazzo e pepe di Debs. Grazie. Prego. Grazie mille. Grazie. Io invece carbonara, ovviamente, la mia prefe. E Ale ha preso le fagiolette. Così, non avevo voglia di pasta. Le pasta per Ale. Ma in realtà io non la mangio mai. Veramente? No, è la mia cosa prefe. Amo, io sono team riso. Sciagura. Ma forse è qualcosa che... Meglio della pasta. Perché tua madre te lo faceva spesso. Io sto male, ma... Perché io ho notato che mia mamma mi faceva tantissimo riso. Ma non è le pasta del riso. Volentieri. Ciao ragazzi, non siete mai stati da Felice? Staccio, venite perché... No sponsor, anzi Felice, se vuoi sponsorizzare Melissa, ma anche me se vuoi. L'anno scorso avevo una fissa per il Bolognese, che è questo ristorante che io chiedevo continuamente, ragazze portatemi dal Bolognese, sto impazzendo. Non siamo mai andate. Un giorno ci sono andata per un pranzo con... Amo, sono fuori fuoco perché c'è una bottiglia d'acqua. Un giorno siamo andati a pranzo con delle ragazze di Sephora, io e delle ragazze di Sephora, e posso dire, tutto questo hype, ma non è niente di che. No. Non è niente di che. È ecco. Molto più buono Felice. Fail. Avete capito? È buono, raga. Un leccore. Ti fai mancare il tiramisuino, guardiamo subito com'è dentro, vai. Assolutamente no, vado? Sì. Che estetic! Ma yummy. Beh, raga, pappa buona. Vai, vai. Mamma mia. Buono? Noi in coro. Buono? Sentiamo. Come fai arrivare sotto, scusa? Oh. Ah, ma tu addirittura fino là sotto volevi andare? E come ci arrivi? Non so. Ho fatto un disagio. Faccio l'ultimo, io poi basta, raga. No. No? Metà. Aiuto. No, è super cremoso. Buono. Ma non ci stanno i biscotti? C'è qua sotto proprio. Vedi, devi andare sotto. Io non sento il caffè. Abbiamo finito di mangiare e Debs è scappata perché aveva il treno e Ale doveva andare in agenzia. Io sono rimasta qui in Duomo perché tra un po' mi raggiunge Rompino e facciamo un giretto qua easy, anche se tipo piovigina, mi cade qualche goccia in testa, così a caso. E ora sicuramente voglio andare in Rinascente Annex a comprare qualcosina e poi voglio passare da Bershka perché da un botto che non vengo in centro da Bershka, che è il mio preferito qua in corso. E niente, proprio una brutta giornata oggi, cavolo, mi dispiace perché tipo mi passa un po' la voglia di uscire quando è brutto tempo, però forse passo anche da Prada, così. Lui è sempre bellissimo. Scusate se traballo, ma è difficile stare fermi con la mano. E non c'è neanche tanta gente a stora. Bene, andiamo da Prada. Tanto, quanto è bello. Ogni volta che vengo tipo rimango qui a fissare tutto perché mi piace troppo. Mi sa che prima vado da Louis Vuitton, sapete? Così, non ho nessuna borsa di Louis Vuitton. Sacrilegio. Quanto sono belli questi colori. Io lavorerei un sacco così. Ma anche bianca, tanta tanta roba. Questo è anche dettagli nude. Che bello. Troppo troppo tuttine. Niente raga, io ci provo ad andare in altri negozi, Louis Vuitton eccetera, ma Prada è l'unico che mi conquista. E quindi che fai? Non ti compri un'altra Pradina? La volevo tantissimo, nel senso di questo colore. Avevo visto una versione più chiara da Louis Vuitton, che però era tipo un'edizione limitata ed era tipo sold out subito, e quindi ora non la fanno più. E niente. Dopo ve la faccio vedere.
Sono tipo... Mi metto. Mi andrei attraverso la saliva. Quanto è brutto tossire in mezzo alla gente quando c'è il Covid. Comunque, Riccardo non è ancora arrivato, dovrebbe mancare poco. Ho paura che mi rubino il telefono, ma adesso lo tengo in mano. Anche voi avete l'ansia che vi rubano tutto. Eccoli! Rocky! Chi c'è? Ciao, Topino! Un altro Topino? Un altro Topino! Eccoci qua! Allora, comunque Brecky è diventato più famoso di me. Una ragazza ha salutato Brecky, ma ha salutato me. Conoscono solo per te, Brecky. Sei tu la star, sì. Che bello che sei. Ti sono mancata, Brecky. Ma poi ti è andato bene. Anche qua un sacco di colori. Ma che bello è questo top. Mi sta bene l'arancione, secondo te? Cioè, io innamorata, raga. Tipo questi toppini li vorrei tutti i colori. Quanto sono piatti, mi sa che azzurro lo prendo. Questo super piatto. Questo deve vestire bene. Ah, eccolo. Sarebbe così. Madonna! Ma quanto è mini sta gonna? Sono anche tipo pantaloncini in realtà. No vabbè, super vita bassa. Direi che non è il mio caso. No vabbè raga, bruttissimo. Sono quei top che hanno tipo l'elastico qua e stringe un sacco, fa questo effetto horrible. Siamo usciti, ma raga vi giuro, uno è peggio dell'altro quei top. Quindi anch'io ho provato delle cose, ma ho sbagliato le taglie, non so. Le ha prese troppo grandi effettivamente. Non però... sono ancora enorme allora. Cosa avevi preso? XL? L, classico, L. Ma per me era, vestivano tanto sì, large. Sì, erano più grandi. E non so se andrei da Nespresso a prendere qualche cialdina. Sono solo due caffè. Sì, e lui me li usa, quindi preferisco che si compra quello che vuole lui. No, comunque, c'erano diverse cose, ma molto colorate, tipo arancione, verde. E mi ha un po' stufato, onestamente. Quindi di solito cerco di prendere colori più azzurrino, lillina, però non c'è granché. Peccato che questi alberi non sono in fiore. No, c'è la coda. Ora entriamo alla Rinascente Annex, che per chi non la conoscesse, questa qui vicino al cinema. Lì c'è il cinema in fine della strada. Stai entrando? E qua, sì. Entriamo. Ciao, bravi! Guardate qua quante maschere, c'è tipo il paradiso delle maschere. Ma io devo comprare il correttore di Nabla e magari qualche patch occhi. Ce ne sono troppe! È rimasto l'ultimo di quelli che avevo parlato. Adoro! Comunque, sarei curiosa di provare altri prodotti di questo brand perché ho amato il detergente. Poi ci sono anche le patch. Ho provato un sacco di skincare tipo coreano. Anche questa marca mi piace un sacco. Questo mi sa che voglio provarlo. Ci siamo fermati in un baretto. Ciao. Ciao. È la prima volta che veniamo qua. Come sarà? Aperitivello. Veramente, non lo facciamo mai. Vero. E poi è anche bella abbondante. Siamo qui da Juicy X. Non ti ho detto dove eravamo. Oh, non ti arrabbiare, eh? Io che non bevo un Aperol Spritz da boh, da quanto tempo? Cin cin. Cheers. Ma poi anche questi con la guacamole. Un fortino. Fortino. Noi ubriachi tra poco. Tra 3, 2, 1. Poi noi non usciamo praticamente mai, giustamente quando piove. Cioè, poi è normale. Questa settimana va così. Vado a Nino. E poi hanno lasciato questo spiraglio di cose che mi arriva la pioggerellina nella schiena. E adesso a breve probabilmente. Stai seduto lì. Seduto lì. È in muto. Cosa c'è qua dentro? Prosciutto e formaggio. Buono. Mi sono due caldini. Proprio carino sto posto. Raga, è arrivato finalmente. Oh poi ho fatto un ordine troppo bello. Però penso che registrerò un channel prossimamente per YouTube. Poi vado anche About You e Oceans. Altri corrieri che me lo lasciano fuori. Oh scusa.
scusa. Non so voi, ma io appena arrivo a casa devo cambiarmi, non ce la faccio. Cosa? Il mio video. Ma non sono truccata? Oh, ieri gli ho detto, sono truccata, pronta per fare i video. Grazie, e io cosa sono oggi? Oh, che bella sensazione. Piccolo spoiler di About You, ho preso alcune cosine e un sacco di colori, come potete vedere, perché questa primavera le cibi sono tutti colorati e altre cose invece anche nere, perché erano molto carine, tipo questa l'ho pensato di abbinare poi con una giacca magari più colorata, però forse un po' piccolo, perché molte volte le cose vanno sold out, però il materiale è bello, tipo in maglia. E cosa portarmi via settimana prossima? Questo è molto carino. Che non ve l'ho detto, ma settimana prossima parto per qualche giorno, mi pare 5 giorni, e devo fare la valigia. Questo sicuramente me lo porto. Quanto è figo. Poi questo colore è un verde tipo prato, molto acceso, che per alcune cose mi piace. Tipo questo vestitino secondo me è veramente veramente cute ed è super attillato, tipo che vedete com'è elastico. No, dimmi che sono giga. Madonna, quanto sono larghi! Però in vita sembrano giusti. E questi saranno un po' un fail. Ok, questi sono tipo degli shorts con questa parte trasparente, che però non si vede tanto, tipo retina. Però forse sono più coerenti di quello che pensavo. Sembra nero ma è marrone in realtà. E anche questo ovviamente ha degli spacchi. Questo è davvero, davvero cute. Ha un rosa molto acceso. Non male, direi, come shopping. Ah, c'era anche questa borsetta, che però onestamente non mi fa impazzire come materiale. Però tipo per magari serate in cui sei in giro e hai paura che ti rubano la borsa. Scherzo. Arr. Fastidioso, dei completini per la palestra, perché come sapete adesso mi alleno con costanza e mi piace, mi motiva avere dei completini diversi ogni volta, quindi ho scelto questo lilla, strafigo, so che non vedete bene, ok, così molto meglio, che bello è lilla, mi piaceva un sacco questo colorino, questo salmone, sempre salmone, e alla fine la borsa che ho scelto è proprio lei. Mi piaceva troppo il colore, è abbinato al cappellino che ho, quindi è veramente sarà da Dio con gli outfit neutri, magari anche total white con questa borsettina così. Sì, ho preferito prenderlo con la tracolla perché uno è più sportivo, si può usare in diversi modi, quando voglio essere un pochino più elegante invece tolgo la tracolla e lascio solo la catenella. Io innamorata. Questa è la mia vecchia nera, forse la più iconica, tra virgolette, quella che hanno più persone, proprio perché è super portabile, per qualsiasi occasione il nero sta bene con tutto. Mentre questa secondo me è un pochino più particolare come colorazione, vedete che è abbastanza freddo, poi con i dettagli argento mi piace tantissimo, perché c'era anche se no in pelle, che è un pochino più elegante. Il problema è che ha sempre dettagli in oro. E io preferisco i dettagli argento, come sapete, in realtà proprio anche in generale tutte le cose argento mi stanno meglio. E quindi questo è quanto, ora ho due gemelline. E niente, fatemi sapere quale preferite tra le due, se nera o nude. Io super fan. C'era anche in bianco con tipo i dettagli marroncini chiari. Però anche lei mi fa, guarda, io ce l'ho così, la uso molto di più e mi sono fidata più che altro perché effettivamente il bianco e quel marroncino chiaro stonavano un po' tra di loro, poi c'era anche l'argento, già tre colori in una borsa, un po' too much. E quindi niente, direi che per ora Prada stop, non ne voglio più sapere di Prada, anzi no, solo il top mi manca, poi per quanto riguarda le borse diciamo che possiamo anche cambiare brand magari, eh? Che dite? La posso amare? Quanto è bello, perché?
Quanto è bella. Faccio vedere anche la rinascente, perché prendo solo due cosine. Regeneration, ho voluto prendere la colorazione Light Ivory. Io usavo la Ivory, però questa è più chiara, quindi per illuminare secondo me mi piacerebbe di più. E poi sono sempre alla ricerca di nuove spume. Ho preso questa qui, che dovrebbe essere abbastanza delicata. In teoria, vedremo, vi farò sapere. Comunque è molto carino anche il colore rosa tenue e si abbina con gli altri prodotti che ho in bagno. E niente raga, ieri mi sono dimenticata di fare la chiusura del video. Alla fine siamo rimasti tipo nel divano, praticamente addormentati tutto il tempo. Eravamo stanchissimi e abbiamo cenato con latte e cereali. Yuppie. Comunque niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Ovviamente fatemi sapere se volete altri video del genere. Vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye bye.